Angelina Jolie e il suo racconto molto intimo in vista dell'uscita del film Marvel, Eternals. L'attrice è sempre stata vicina a tematiche come la salute mentale e, ora, ha avuto modo di riapprofondirlo come fece anni fa, chi non ricorda, Ragazze interrotte? Lo straordinario film con Winona Ryder e Angelina Jolie era uno splendido spaccato sul fragile equilibrio psichico di un gruppo di ragazze. Un capolavoro, sì, che ha consacrato la carriera delle due attrici, da sempre vicine a questa tipologia di tematiche. Durante i suoi anni ad Hollywood, la Jolie si è fatta portavoce di tantissime cause, sia climatiche che per i diritti e la tutela delle donne. Oggi, con l'uscita del suo nuovo film, Eternals, torna a parlare proprio di mental health. Il suo personaggio, Tena, soffre per una malattia mentale, riuscendo a essere forte e fragile allo stesso tempo. Troppo spesso, dice l'attrice, si sottovalutano queste problematiche e lo stigma è ancora diffuso. Queste persone vanno tratte con empatia perché lottano contro qualcosa ogni singolo giorno. Non è facile da comprendere, certo, ma è comunque qualcosa che va rispettato e mai discriminato. Il film Eternals fa parte del nuovo arco narrativo dell'universo Marvel. Per ora, ciò che sappiamo è che i Dieci Eterni, tra cui anche il personaggio della Jolie, sono stati inviati sulla Terra 7000 anni fa. Il loro ruolo è quello di proteggere gli umani da una pericolosa minaccia.